E soprattutto da parte vostra venire a trovarmi qua al Ministero perché abbiamo in cantiere e il cantiere apposta tantissime opportunità di sviluppo per le piccole. Tutto questo, posso arrivare stamattina alla postazione di Arricello, non faremo delle scappate, abbiamo fatto. Codice dei contratti pubblici che punta sul taglio dei tempi persi e elimina la possibilità di dire dei no preconcetti a piccole e grandi opere e che soprattutto ritaglia spazi di lavoro importanti per le piccole e medie imprese perché non siano solo le grandi imprese ad aggiudicarsi gli appalti. Infatti in questo codice noi abbiamo previsto la divisione in lotti degli appalti per permettere l'alternanza. Abbiamo previsto e inserito la norma europea del subappalto per permettere anche a chi è più piccolo di partecipare. E sono più di un articolo che hanno una premialità per le piccole e medie imprese dei territori. Questo in linea con il concetto leghista, autonomista di chilometro zero, un'azienda del territorio. Anche se piccolo o media, sicuramente conosce meglio quel territorio ed è in grado di erogare un servizio a minor costo e a maggior qualità. Quindi, in questo codice degli appalti ci sono spazi che diventeranno lavoro e fatturato, perché non penso che questa mattina ci sia tanta voglia di chiacchiere o di filosofia. Il problema è ripartire fatturando, assumendo, creando valore aggiunto, lavoro. E ricchezza, che non è una brutta parola, perché se non c'è chi produce ricchezza e crea lavoro, difficilmente si riesce a ridistribuire. Un altro tema che sto presidiando e che riguarda, spero, diversi dei vostri protagonisti di sala è quello del PNRR. Questo è uno degli esempi. Questi sono i piani di riqualificazione dell'edilizia, finanziato con quasi 3 miliardi di euro, 159 interventi in tutta Italia, da nord a sud, di riqualificazione in quartieri popolari che coinvolgono soprattutto piccole e medie imprese. Stiamo vigilando e lo dico rassicurando coloro che sono in sala e che magari leggendo qualche giornale rischiano di capirci poco, la nostra intenzione è di spendere bene tutti i soldi che l'Unione Europea ci dà in prestito, quindi spendere tutto, ma spendere bene, perché, ripeto, non è un generoso obolo, ma sono soldi in gran parte a prestito, quindi se li investi in infrastrutture idriche, in infrastrutture ferroviarie, in studentati, in asili nido, permettendo che anche le piccole e medie imprese partecipino a questa grande rivoluzione economica e culturale da 200 miliardi, io penso che faremo cosa buona. Quindi non abbiamo nessuna intenzione di regalare, restituire o non utilizzare. Ovviamente occorre parità di condizioni di lavoro, questo vale per gli artigiani, le partite IVA, i negozi, le botteghe e i piccoli imprenditori. Stiamo lavorando come governo perché i giganti del web non possano gareggiare essendo avvantaggiati dal punto di vista lavorativo e fiscale rispetto alle piccole e medie imprese italiane, quindi l'IVA che paga una piccola impresa italiana deve essere la stessa IVA che pagano i giganti del web, altrimenti competere con chi ha trattamento diverso è assolutamente fuori possibilità. A proposito di ricostruzione di piccole e medie imprese, noi come Ministero delle Infrastrutture abbiamo stanziato alcuni milioni di euro subito per i piccoli interventi per rimessa in sicurezza da parte di alcuni sindaci che si stanno contattando, al di là dei 2 miliardi della sospensione dei pagamenti fiscali, che è assolutamente ragionevole. Però a volte anche un intervento da 50 o da 100 mila euro per rimettere in sicurezza quella strada o quella scuola è fondamentale e ci tengo a citarli, siccome sono una decina di interventi, magari c'è in sala qualche
Qualcuno che ha lottato con acqua e fango nelle scorse ore, noi stiamo intervenendo direttamente con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con fondi nostri per rimozione di frane, pulizia, rimessa in sicurezza, riapertura di strade al mercato Saraceno, Farsina, Dovato, la Galeata, Modigliana, Civitella di Romagna e Predappio, in provincia di Pontresina, Verdiate, in provincia di Bologna, la Brisighella, in provincia di Ravenna, Sanleo, in provincia di Rimini. Essendo tutti interventi tra i 100 e i 200 mila euro, ovviamente sono le piccole e medie imprese del territorio a fare questi interventi. Altro tema di tutela del lavoro è quello che dipende da questo ministero, su cui stiamo iniziando a lavorare proprio in questi giorni, è quello dei balneari. Abbiamo cominciato e cominceremo la famosa mappatura della risorsa spiaggia, costa e mare in Italia per mettere in sicurezza il lavoro soprattutto delle piccole imprese a conduzione familiare. Ieri è stata una giornata che il Senato ha visto approvare in via definitiva il Ponte degli Italiani, così lo chiamo perché non è un ponte che con 3 chilometri unisce la Sicilia alla Calabria, ma è qualcosa che tutta Italia e tutta Europa si aspetta da più di 50 anni, creerà nell'arco della lavorazione più di 100 mila posti di lavoro veri sui territori, dando tanto lavoro alle piccole e medie imprese dei territori siciliani e calabresi che più di altri territori nazionali hanno sofferto e stanno soffrendo. Quindi una grande opera di ingegneria che soprattutto si trasformerà in ricchezza, in modernità, in velocità, in ripulitura dell'acqua e dell'aria e in lavoro vero per diversi anni per le piccole e medie imprese dei territori. Dal punto di vista fiscale stiamo andando avanti sul tema della flat tax, una tassa piatta. Non solo per partite IVA, liberi professionisti, artigiani, ma anche in prospettiva applicare alle imprese e a tutti i lavoratori e le lavoratrici, perché per applicare il pagare meno per parte di tutti è una tassa che ne dica la Commissione europea, la Commissione o comunque sia applicata e funziona con centinaia di migliaia di partite IVA anche in Italia. L'ultima questione, sarei ora. Concretezza di lavoro, però ci sono tanti ospiti, non voglio rubare tempo. Si vedrà poco, però la manderò al presidente Capobianco. Questa è la cartina dei cantieri aperti in questo momento su strade, autostrade e ferrovie in Italia, da nord a sud, che significa sviluppo, significa modernità, significa velocità. Non solo grandi opere come l'alta velocità, la TAV, il tunnel sul Brennero, la diga di Genova, ma anche tante piccole e medie opere in sicurezza, in connessione, in maniera innovativa, il paese, elettrificazione di linee ferroviarie, viadotti, varianti, gallerie. E io ho chiesto appositamente che anche le piccole e medie imprese possano essere coinvolte in questa grande rivoluzione infrastrutturale, culturale ed economica che nell'arco di 4-5 anni trasformerà l'Italia in un paese più connesso, più moderno e più al servizio dei nostri imprenditori. Il codice degli appalti, chiudo perché sarà operativo, interesserà molti di voi dal 1 luglio, scommette appunto sugli imprenditori e sugli amministratori. Tagliare i tempi della burocrazia significa anche lottare contro la corruzione e il malaffare, perché più breve è la durata di un appalto, più difficile per il corrotto incontrare il corruttore. Io mi fido degli imprenditori italiani, mi fido dei sindaci e dei liberi professionisti italiani e quindi spero di avere in pochi minuti raccontato come in questi 7 mesi in questo ministero stiamo ragionando di futuro, di sicurezza, di modernità, di innovazione e di lavoro a portata non solo delle grandi imprese ma soprattutto delle PMI, perché tutti i politici dicono quanto sono belle e importanti le piccole e medie imprese, bla bla bla. Poi però ognuno nel suo deve permettere che che la burocrazia permetta alle piccole e medie imprese di lavorare, di crescere, di espandersi e magari di diventare domani un po' meno piccole e tendenti al medio e al grande. Quindi conto di avervi dato una piccola idea del lavoro che stiamo facendo come squadra in questo ministero e vi aspetto quanto prima e vi auguro un buon lavoro e vi abbraccio seppure a distanza. Grazie.
Allora, sul palco Maria Tripodi, sottosegretaria.